Milan, mercato chiuso al 99. Questa sera il mercato estivo chiuderà i battenti. Il Milan è stato tra le squadre che hanno speso di più mettendo a segno ben 11 colpi, Fassone e Mirabelli hanno programmato minuziosamente il lavoro, facendo il grosso tra giugno e luglio con ben 10 acquisti. Invece nella seconda parte dell'estate il club di Via Aldo Rossi ha acquistato solamente Nikola Kalinic dalla Fiorentina. Ultimo giorno affari spenti. Difficile che si possa assistere a colpi a sorpresa. Il Milan in quest'ultimo giorno di calciomercato non metterà a segno nessun colpo last minute, a meno che non si presentino soluzioni molto vantaggiose, ma tutto passa dalla cessione di Nyang, il francese sembra accettare solo il Torino, ma i rosso ne rivalutano 20 milioni. I Granata si sono spinti fino a 16 milioni più bonus, troppo pochi per la dirigenza milanista. Oggi si terrà l'ultimo round per il passaggio di Nyang in Granata, si proverà a limare la distanza. Ci si aspettava anche la cessione di altri esuberi, ma Paletta, Gomez e Sosa hanno deciso di restare a Milanello. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina lancia l'ipotesi Yankto, centrocampista in forza all'Udinese, ma le trattative con il club friulano potrebbero partire soltanto nel caso di una cessione immediata di Nyang, i tempi stringono. Intanto, ieri sera il canale social del Milan su Facebook ha lanciato El Cancelletto a Park Show, acronimo per il tormentone. Adesso passiamo alle cose formali. Questa diretta è in programma questa sera alle 23, saranno presenti lo stesso Marco Fassone, autore della frase celebre NDR, e il DS Mirabelli. I due dirigenti parleranno di mercato, magari commentando un ultimo acquisto del Milan? Questo è il sogno dei tifosi. Più probabile che i due facciano un riassunto del mercato faraonico del Milan.